Buonasera! Buonasera a tutti, buonasera! Tutti in rosso per questa grande festa del primo giveaway di Ore d'Orrore. Siamo pronti per consegnare il primo premio. E quindi non potevamo non mettere rosso di Mina. Ciao Mariposchi, ciao a tutti ragazzi! Allora, ciao Rossana, vi saluto tutti intanto, Lara, Nerdboyland, tutti pronti per questa grande festa, grande giveaway di Ore d'Orrore. Chi vuole entrare in diretta a parlare un attimino con me, prima di naturalmente consegnare nelle mani del fortunato in diretta La forza del male di Stephen King, che vi sarà consegnato naturalmente a partire dalla prossima settimana all'interno della vostra casuccia, eh? Ci siamo tutti. Allora, ciao Rararte e Cultura, tra poco ciao Nati, tra poco diremo naturalmente ciao Dexmor, diremo tra poco i 35 partecipanti, perché siete stati a partecipare in 35 per questo libro. Perché abbiamo preso questo premio come primo giveaway di Ore d'Orrore? Semplicissimo, il libro è l'oggetto pieno della cultura. Avremmo pensato anche ad un DVD, ma alla fine abbiamo deciso per un libro come primo premio, perché è una cosa che ci piace consegnare. Un libro è per sempre, non che un DVD non lo sia, ma un libro, si diceva, un libro è per sempre, così come il diamante. Allora, La forza del male, e non potevamo non scegliere un libro di Stephen King, naturalmente. Lui, il grande re del brivido della lettura dei libri, è lui, è Stephen King, è proprio riconosciuto a livello internazionale. Saluto intanto tutti, c'è anche Gigi di Ribe Movie. Anzi, colgo l'occasione per ricordare che subito dopo la nostra diretta sul giveaway, naturalmente ci sarà una diretta sulla 24esima edizione, se non erro, degli Ore d'Orrore Awards, dove parleremo di tre film: La zona morta, Videodrome e Christine, la macchina infernale, con Steve Slasher e Ribe Movie. Quindi vi ho detto tutto, fate un po' voi. Allora, prima di leggervi la lista con i vostri numeri, con i 35, guardate come scarabocchio bene, facciamo, aspettiamo che manca ancora qualcuno, che stanno entrando tutti gli altri. Saluto Lunatica, Sandro, Dexmore l'ho già salutato, Grandi King, io sto leggendo tutto in ordine cronologico di pubblicazione. Ciao Steve, vi voglio ricordare che poi tra l'altro ci saranno altri giveaway, ovviamente, su Ore d'Orrore. Oggi abbiamo aperto così. Ciao Pietro, che non manca mai. Allora, vi voglio ricordare alcune cose. I miei amici di Tubodrome hanno un canale che appunto si chiama Tubodrome su YouTube, quindi andate sul canale Tubodrome. E poi vi voglio ricordare tutti i canali di Ore d'Orrore: il canale Ore d'Orrore di Twitter, il canale Ore d'Orrore di YouTube, il canale Ore d'Orrore appunto di Facebook, sia pagina che gruppo. Abbiamo il primo gruppo horror italiano di quasi 70.000 membri, veniteci a trovare, potete pubblicare ciò che vi appassiona di più nell'ambito horror. Ciao Super 8, è già arrivato. Leorodi, ciao Arcangelo, grandi ragazzi di Tubodrome, puoi dirlo forte, Saverio. E naturalmente vi voglio ricordare anche l'iniziativa che è partita oggi. Andate sulle storie di Ore d'Orrore, andate su Sweep Up, perché c'è un nuovo concorso organizzato da Meraviglie di Londra insieme a me, Horror Italia 24, Mad Rain 8, Letizia Rogolino, che hanno il canale YouTube appunto Mad Rog Cinema. Perché potrete fare, pensate, un tour londinese virtuale nei luoghi di Jack lo Squartatore, per vincere questo premio originale molto particolare, e soprattutto vincere anche un funky pop di appunto di Hannibal Lecter, che rientra un po' nel tema,
andate a partecipare a questo giveaway. Adesso fatelo ora, non c'è tempo. Sbrigatevi, prima lo fate, meglio è. Perché poi, ovviamente, l'estrazione, se non erro, ci sarà il 16 aprile. Quindi andate, perché chi vince, oltre al Funky Pop di Hannibal Lecter, potrà naturalmente vincere questo bellissimo tour virtuale londinese. Sapete, non si può viaggiare per effetto Covid, però potete fare questo tour virtuale londinese. Chi vincerà, diciamo, nelle viuzze, non solo di Jack lo Squartatore, uno dei più grandi serial killer della storia. Allora, l'ho letto oggi, ci dice Lunatica. Ciao Manzo, ciao Fabrizio, ciao Marta. Allora, chi vuole entrare? Prima la tua diretta, poi tutti a partecipare. Certo, ovviamente, certo, appena finirà la diretta. Allora, prima che io vi leggi 35 nomi con i vostri numeri che voi già sapete, ditemi nei commenti chi vuole un attimino entrare per parlare con me, eh? Potete farlo, abbiamo qualche minuto di tempo, lo abbiamo. Bello, fatto dal vivo anni fa, dice Tiziana. Ah, bello, vedi, abbiamo fatto già questi tour. Allora, ditemi chi vuole entrare. Fatemi sapere chi vuole entrare in diretta. Io lo so che voi volete subito che io faccia, come si dice, il giro. Ciao Alessio. Chi vuole entrare con me? Guardate che se non mi dite sì o no, io chiamo uno a caso, eh? Giorgio, vai tu che sei un super esperto. Chi è Giorgio? Dimmi il nome. Invito? Invito? Chi invito? Allora, mentre voi decidete, io dico i numeri. Ricordo una cosa molto, molto importante. Molti mi chiedono in direct, perdo la diretta, perdo le tue storie. Allora, su in alto a destra voi avete la famosa campanellina, che io molto spesso vi ho ricordato di andare a pigiare su quella campanellina. Pigiate sulla campanellina, di modo che voi potrete vedere in tempo reale tutte le nostre storie, i nostri post e le nostre dirette, come fate poi con tutti gli altri account Instagram, se non volete perdervi nulla che noi pubblichiamo. Quindi andate sulla campanellina, lo trovate in alto a destra, una bella campanellina, ormai la conoscete tutti, pigiate e non vi preoccupate che non vi perderete né questo giveaway né quelli futuri, ma soprattutto le tante dirette, soprattutto in questo periodo che stiamo intervistando molti registi italiani. Quindi mi raccomando, lettore super assiduo, già di Stephen King, ma in generale mi sa, fai la richiesta, Gio. Allora, vedo delle richieste, io invito a... voi rifiutate? Rossana, ti faccio la richiesta? Puoi anche non accettare. Vediamo un po' se c'è Rossana, se entra Rossana. Rossana, puoi rifiutare se non te la senti, eh? Se non te la senti, puoi rifiutare. Eccola, Rossana. Ciao! Ciao, cara, come stai? Benvenuta. Bene, bene, scusa. Sì, c'era il mio bambino che curiosava. Ciao, ciao. Allora, sei pronta per partecipare? Bella. Ciao, bello. Sei pronta per partecipare a questa diretta? Sì, certo. Tu sei in concorso, sì, sì. Se non erro. Sì. Vedremo come andrà. Sei emozionata? Sei una lettrice? Ti piace leggere tanto? Mi piace tantissimo, soprattutto i racconti horror e insomma... Mi piace. Oltre a Stephen King c'è qualche altro scrittore che ti piace, anche che non ha insomma, che non ha a che fare con l'horror? Ma Carrisi, sì, ma hanno sempre più o meno a che fare con Carrisi, un altro grande, che è uscito anche con uno o più film addirittura sui suoi libri. Perfetto, Rossana, allora sì. Attendi e buona fortuna. Ma grazie, speriamo in bene. Vada come grazie. Vada. Ciao cara, okay. grazie. Grazie di aver partecipato. Allora, bella, mi piace questa cosa. Ragazzi, chi vuole entrare? Fatemi la richiesta che vi faccio entrare, vi faccio parlare qualche secondo. La ragazza nella nebbia, bellissimo, assolutamente sì. Sia il libro che il film è spettacolare. Sì, è vero, Saverio. Allora, ragazzi, chi vuole entrare? Vedo che è entrato adesso anche... sono sempre Miguel, che è un altro dei partecipanti, vedete come mi ricordo i nomi, eh? Li ho studiato attentamente. È entrato anche Simo Pasco, ciao Simone. Allora, vediamo chi vuole entrare. Giorgio Notebook, facciamolo entrare, dai, vi faccio entrare un po' alla volta.
Vediamo. Ciao. Ciao Giorgio, come stai? Benissimo, sono Adoro. super carico per la diretta. Senti, come sei con la fortuna? Come stai con la fortuna? Quella non tanto bene. Ma come? No, tu devi essere sempre propositivo. Sì, però speriamo, mi manca proprio quel libro lì, quindi spero proprio di averlo. Ne ho Comunque ci diversi. saranno tanti altri libri, tanti altri DVD che faremo comunque nelle prossime settimane, soprattutto quest'estate, quindi preparatevi tutti quanti a bomba. Senti, Stephen King è il tuo scrittore preferito, immagino. Uno dei miei preferiti, sì. Shining è di sicuro il libro più bello che ha scritto, a Eh mio beh. parere. Invece dei film mi è piaciuto un sacco La tempesta del secolo, Ah, proprio fantastico, basato. fantastico. Sì. Senti, altri scrittori, anche del genere horror thriller, fantascientifico, che ti piacciono, che ti sono rimasti nel cuore, un libro in particolare? Glenn Cooper mi piace un sacco, che ha scritto la trilogia della biblioteca. La Biblioteca dei Morti, quindi è fantastico, veramente bellissimo. Ne ha scritti parecchi anche, quindi Guarda, ti veramente, stanno veramente bello. salutando. Gigi dice grande Joe, un nostro Sì, collaboratore, grande. sono grande amico di Gigi, che lo saluto. Ciao Gigi. Te la vedrai anche Quindi, contro di lui, siete 35, sì. c'è anche lui in gara, quindi vedremo quello che succederà. Sì. Saverio di Oro Arte e Cultura dice bellissimo La tempesta del secolo. Sì, veramente bello. Il libro è un po' così così perché più che un libro è una sceneggiatura, Ah. quindi è molto diverso da leggere un libro. Quindi, tanto per leggere la sceneggiatura, allora è meglio leggere vedere il film, allora a questo punto. Quindi, sì. Certo. Senti, che cosa significa per te la nostra scelta? No? Uno dice, beh, il primo keyword, uno pensa subito al film, al classico film, al caso di DVD. Invece la nostra scelta è stata forse meno ingegnosa sotto il profilo della, diciamo, dell'acchiappa, dell'ascolto, ma abbiamo visto sul libro. Che ne pensi di questa scelta? È una scelta veramente azzeccata. Prima di tutto io guardo se leggo sempre i libri e poi guardo il film. Volevo vedere tutte le differenze possibili, immaginabili, come avrebbero potuto magari farlo diversamente, se hanno fatto un ottimo lavoro, perché non è facile, eh? E anche Sicuramente riscrivere la no. sceneggiatura è difficile. Quindi ho visto il film di Desperation, che è uno dei due, Ah, ecco. appunto, dalle due storie, e il film è fatto molto bene, quindi non vedo l'ora di leggere il libro, A che penso che proposito, qual è sia stato molto bello. secondo te il miglior film in generale che ha rispecchiato il libro da cui è derivato o addirittura si è migliorato? Secondo me è stato proprio di Stephen King Le ali della libertà, Ah, che bello. non, il libro si chiama La redenzione La di redenzione. Non mi ricordo più la aspetta, il libro non si chiama così, ma La Sì, è redenzione un di altro titolo. Shokan, sì. Hanno aggiunto molti particolari perché la storia era molto breve, però devo dire che hanno azzeccato perfettamente, è stato un capolavoro, anche se non è magari un horror, però è sempre un capolavoro. Poi Bene. girato nelle prigioni, come anche Il Miglio Verde, quindi è uno scrittore veramente fantastico. Stephen King. Assolutamente, assolutamente. Salutiamo anche Strega Medea, che è tra i partecipanti, tra Veloid, Irenev. Allora, Giorgio, aspettiamo le 10 e tra poco Ok, ci sarà va bene. il verdetto definitivo, come la chiamo io. Speriamo. Grazie, Grazie, grazie a tutti Giorgio. voi. Incrocia le Ciao, ciao. dita. Va Ciao. bene, ciao, ciao. Ok. Allora, stiamo parlando un po' con tutti voi. Tra poco, alle 22 esatte, io farò l'estrazione. Siete in 35, un solo vincitore ci sarà. E lo scopriremo tra poco. Lorodi dice, Lara dice grazie di aver detto, Lorodi stagioni diverse, Strega Medea, buonasera a tutti. A proposito, visto che c'è Strega Medea, lo ricordo, come ho già fatto all'inizio della diretta, che c'è quest'altro giveaway che per noi è molto importante in collaborazione con Horror Italia 24, Mad Rain 8, Letizia Rogolino, per poter vincere appunto un tour virtuale londinese. Con tutte le location di Jack lo Squarto d'Oro, un grande personaggio ormai è rimasto nella memoria di tutti, grazie a Meraviglie di Londra. Andate sulla pagina Facebook di Meraviglie di Londra, dove ci sono tutte le istruzioni da seguire per poter partecipare e perché no, incrociare le dita e cercare di vincere appunto questo tour londinese, in più il Funky Pop di Hannibal Lecter. Shining top, ora sto leggendo Cuyo
dice San Sempre Michela. Insomma, vuol dire che sei proprio tranquillamente dentro il mondo di Stephen King in tutto e per tutto. Allora, chi vuole entrare in diretta mi può fare la richiesta e io vi faccio entrare tra un quarto d'ora. Naturalmente questo libro di Stephen King, dal genio visionario di Stephen King, un eccezionale esperimento letterario, due romanzi legati indissolubilmente in un unico imperdibile volume. È proprio questo. Il Daily Mail dice una mole smisurata di terrore questo libro. Vi ho detto tutto. C'è Dexmoor, bellissimo. Ho visto il film di Jack lo Squartatore di Johnny Depp e mi è piaciuto tantissimo. E allora partecipate a questo concorso, naturalmente, bellissimo. A questo giveaway bellissimo. E allora facciamo entrare Dexmoor. Forza e coraggio, ragazzi. Ciao Dexmoor! Ciao a tutti. Ciao. Senti, perché questo nome? È tratto da una serie TV. Dexmoor sarebbe Dexter Morgan. Ah no, pensavo Dexter. Sì, Dexter Morgan. Dexter, è il famoso Dexter. Senti, esatto. Quanti ne ammazzati, Dexter? Ne ammazzati tantissimi. Esatto. È famoso per quello, li ha fatti fuori praticamente tutti. Sì, esatto. Ciao Lara, ciao Mario, ciao... Ah, Lara ovviamente sta parlando Dexmoor, è vero, che è da mo' che è dentro. Allora, anche tu, libri, un appassionato, scommetto. Sei un appassionato, no? Di lettura, di libri, chiaramente. Sì, King, come ho scritto prima, lo sto leggendo, diciamo, in ordine cronologico e chiaramente mi manca quello che è in palio stasera. Devo ammettere che però io King lo preferisco appunto da leggere piuttosto che i film che hanno fatto su tratti dai suoi racconti, dai suoi romanzi. Però ecco, Shining secondo me ha superato, non me ne vogliono i fan di King, ma secondo me il film di Kubrick ha superato il libro. Non sei l'unico che lo dice, molti critici lo dicono, mentre lui, però, sappiamo che criticò molto il film all'uscita addirittura. Sì. Però sì, ecco, tra i libri che ho letto, Shining è forse quello più particolare, insomma. Poi, e questo libro gli manca? Come stai messo con la fortuna? vediamo, non l'ho mai tentata, quindi stasera è l'occasione buona. È l'occasione giusta, lo saremo tra 13 minuti, alla fine chi vincerà. Senti, una domanda, anche a te ti faccio la stessa domanda, anche se mi hai risposto, però allora te la faccio all'inverso. Qual è il peggior film di Stephen King riuscito? Nel senso, film che viene da un'opera di Stephen King, chiaramente. Sì. Ma, bella domanda, forse The Mangler? Ah, ok. Forse quello, non mi era piaciuto particolarmente, ecco. Perfetto. Senti, anche a te faccio la stessa domanda. Che significa un primo giveaway dove si dona un libro? Perché io ci ho tenuto molto questa volta a non iniziare con il classico DVD, senza nulla togliere ovviamente alla cinematografia, ai film, ci sarà modo e tempo per regalare DVD. Regalare in dono un libro. È importante ancora oggi leggere, no? Assolutamente, anche perché poi sappiamo tutti che King ha dato molto anche al cinema, ecco, in quel senso. Quindi, secondo me è importante da leggere anche perché, insomma, ha il suo stile sulla fantascienza, ha dato anche, non solo nell'horror, ma anche nella fantascienza ha dato molto King. Quindi è importante, secondo me. Poi allora, deve capo, piacere, ecco, fortuna, perché è molto prolisso, quindi deve piacere. Non piace a tutti, mi rendo conto, però... Certo, vale tentare. Non si può piacere a tutti, questo è poco ma sicuro. Esatto. Caro, buona fortuna, in bocca al lupo. Grazie mille. Ciao. Grazie. Vediamo un po' che cosa succederà. Allora, aspettate, che qua è un casino. Allora, molto bene. Allora, chi entra? Chi è che mi ha fatto la richiesta? Ah, Saverio. E ti faccio entrare subito, Saverio. Nostro amico Saverio che conosciamo. Ciao, Rosa. Allora, manca poco e saprete tutto, saprete chi vincerà, saprete chi, insomma, porterà
casa questo meraviglioso libro che io ce l'ho già letto, questo è nuovo, quindi insomma è veramente bello, assolutamente da non perdere. Vediamo se vuole entrare Saverio, naturalmente, che sarà sicuramente in pigiama, perché vedete che non accetta, quindi vuol dire che sarà in pigiama. Intanto saluto Nene Grimilde, il CAI. Allora, vi voglio ricordare degli appuntamenti molto importanti. Se rimanete là, perché io non mi ricordo, guardate, faccio tutto in direttissima, guardate che c'ho il calendario un po' thriller, un po' horror, come al solito. Eccolo qua. Allora, abbiamo fatto diverse interviste a diversi registi, quindi andatevela a recuperare qui su Instagram oppure naturalmente sul canale YouTube, ok, di Ore d'Orrore, chiaramente. Allora, vi voglio ricordare che martedì 13 alle 21.30 avremo il regista Cristian Bisceglia. Mercoledì 14 alle 21.30 avremo Daniele Misischia. Quindi mi raccomando, due registi importanti. La scorsa settimana, anzi questa settimana, abbiamo avuto Stefano Lodovichi, regista della Stanza, e Milena Cocozza, regista di Letto numero 6. Due film che vi consiglio assolutamente di vedere. E poi il martedì 20 il regista di Malerba, Simone Corallini. Vi consiglio di recuperare assolutamente il film anche Malerba. Sono film bellissimi. Cosa pensi di Denis Frison? Il bene possibile, un regista comunque che si sta facendo le ossa. E abbiamo intervistato anche Denis Frison. L'intervista la potete trovare sia qui su Instagram, su IGTV e sul canale YouTube, quindi andate a vedere anche l'intervista di Frison. Colgo l'occasione appunto proprio per ricordarlo, visto che ci siamo, abbiamo fatto anche una splendida intervista all'interno del Profondo Rosso Store. Chi è di Roma lo sa, ma chi non è di Roma e dovrà venire a Roma, andate a vedere anche il Profondo Rosso Store. Abbiamo intervistato anche il grande maestro Luigi Cozzi. Fabula, dice Rive Movie. Allora, vediamo un po', Saverio ovviamente ha dei problemi, io ci riprovo, Saverio, tentar non nuoce. Saluto il nostro caro Gabriele. Ce l'abbiamo fatta! Visto che ce l'hai fatta, caro! Ce l'abbiamo fatta, dà sempre problemi. Ho avuto il tempo di non essere entrato, mi hai ricordato, no? Di poter, ovviamente gli appuntamenti dei vari registi che ci saranno questa settimana. Perfetto. Aprile è pieno di registi, sì, poi ci saranno, sì, tante cose belle per maggio, ma non le rivelo adesso. Allora, ciao, buonasera Saverio, passiamo a te. Buonasera. Come stai messo con la fortuna? Malissimo, ecco. Sono veramente una persona molto sfortunata, infatti vedremo stasera, sono curioso. Cioè, nel senso, la speranza è l'ultima a morire. Esatto. Ciao Tina. Ciao, che ci Alan, sta ciao Alan Roche, grande Alan Roche. Allora, tu sei un grande lettore, questo già lo so, perché ci hai parlato della collezione di piccoli brividi in una diretta di non poco tempo fa. Sì. Ammetto però che Stephen King ho letto veramente poco, quasi nulla. Mm. Ho letto un paio di racconti solo della raccolta A volte ritornano e ecco, mi sono innamorato del racconto Il Babau. È uno dei, è diventato categoricamente il mio racconto preferito, per me è bellissimo. E poi ho avuto un brutto rapporto con i film, diciamo, di Stephen King. Forse ho visto a volte ho incontrato i peggiori per primi, no? Ad esempio L'Acchiappasogni per me è stato proprio veramente uno dei più bruttini, no? Per quanto riguarda il film di Stephen King. Sì. Però ovviamente ce ne sono molti validi, tipo mi piace tanto Misery, mi sono piaciuti molto alcuni recenti che sono usciti, tipo Il Gioco di Gerald, Nell'Erba Alta un po' Esatto. No, quindi diciamo che comunque si sta rivalutando il mio rapporto con Stephen King. Anche a te, Saverio, ti faccio la stessa domanda. Che film pensa abbia superato... Quale figlia ha superato il padre? Quale film che viene dalle opere di Stephen King ha superato il libro stesso? Allora, io penso che, cioè, andando a leggere un po' le trame, andando a leggere un po', perché di libri non ho letto praticamente nulla, e secondo me è proprio La tempesta del secolo, come diceva il ragazzo, perché comunque essendo il libro una specie di sceneggiatura, secondo me è veramente brutto da leggere,
E il libro, il film invece è veramente bello, che poi è una miniserie anche quella, divisa in tre film da 1 ora e 10 più o meno, ed è ma veramente bella, una vera sorpresa. Ce l'aveva consigliato il papà di Tina ed è stata veramente una sorpresa bellissima, bello, bello, bello. Ti dicono, ma c'è il menù dietro di te, save, bella lei, eccola. Vedi, conoscono tutti, qualcuno ha detto horror, ci saluta, ciao. Qualcuno ha detto horror. Gatta nera. Allora, quindi io ti faccio in bocca al lupo e vediamo quello che accadrà. Grazie e grazie mille per l'occasione, bellissima. Tanto veramente. Ci saranno tanti di chi aveva voglia. Oggi vinci te, va a finire che vince un altro, poi va a finire che vince un altro ancora, vedremo quello che accadrà. Sei in 35. Beh, io incrocio le dita per me, poi vediamo. Ciao caro. Ciao, grazie mille, ciao. Alla prossima. Ciao. Allora, ci siamo, 5 minuti ed inizio, sembra Capodanno, 5 minuti, è tutto rosso infatti, tra pochi minuti finalmente scopriremo il tutto, ma a questo punto io vi nominerò tipo a scuola, in ordine alfabetico, no, in ordine alfabetico no, ma in ordine numerico, va bene? Ovviamente ricordo che vince ovviamente il fortunato, ma deve essere in diretta chiaramente, naturalmente richiediamo quest'unica diciamo condizione che a noi ci sembra e ci pare anche molto, molto legittima. Allora, 35 partecipanti. Adesso vi nominerò uno per uno e mi confermerete i numeri che vi ho dato già nei giorni precedenti in direct. Allora, numero 1, Strega Medea. Numero 2, Son sempre Mi Miguel. Vado piano, di modo che voi potete tranquillamente poi scrivermi. Numero 3, Steve09. Numero 4, Ila Indila. Numero 5, Super 8. Numero 6, Horror, Arte e Cultura. Numero 7, Leorodi 2008. Numero 8, Nati Ramirez. Numero 9, Ilaria Vangeli. Tanto mi state dicendo che ci siete, quindi perfetto. Numero 10, Ribe Movie. Numero 11, The Horror Place. Vedo che mi stai dicendo sì, ci sono, confermo. Numero 12, Dalila DM. Numero 13, l'abbiamo vista poco fa, Rossana 8751. Vi leggo, confermo, dicevamo, presente. Numero 14, Alombardo 1203. Sembra quelli della numero della lotteria di Capodanno. Adoro, non l'avevo mai fatto una cosa del genere. Numero 15, Roberta Snake Pit. Numero 16, I am lunatica. Ambo. Numero 17, Official Dark Manson. Numero 18, Lex the Black Wolf. Sono il 14, presente, confermo, perfetto. Numero 19, I Manzo 2009. Numero 20, Tiziana Mercadante 71. Numero 21, Giuliano Giobbe. Numero 22, Robe Robby. Ok. Numero 23, Mari Kuoschi. Numero 24, Monfrere 8. Scusate ragazzi la pronuncia, perché poi... Ecco, incrociamo le dita. Allora... magari avessi sbagliato social network. Magari. Numero 25, Anto Ritz. Numero 26, Nerd Boy Land. Arriva la voce Mari Kuoschi. Numero 27, Lillo 2602. Numero 28, Amina Shamoy. Spero di aver pronunciato bene il cognome, ahimè. 29, Il Geo. Numero 30, Alessandra Andrea Besomi.
Si percepisce la tensione, esattamente sì, la percepisco anche io. Numero 31, Skyler Natfood Ulver. Numero 32, Roberta Manfredi Bruno. Sei lì, ok. Numero 33, Giorgio Notebook. Comunque abbiamo parlato. Numero 34, Tony 900. Numero 35, Dexmore 0695, con cui abbiamo parlato. Sono le 10. È arrivato il momento. Ci siamo. Allora, avete assistito a tanti giveaway di tante altre pagine famose, importanti, ma mai come in questa diretta noi faremo l'estrazione in una maniera particolare, in una maniera che forse voi non pensate, con uno strumento innovativo, nuovo, che sto per andare a prendere, che voi non avete mai visto. Solamente Ore d'Orrore è riuscito in questo. E vi presento il macchinario con cui faremo l'estrazione, un marchingegno unico, nuovo. Il tombolo! Io ve l'avevo detto che era uno strumento con i 35 numeri unico. Eccolo. Adesso tra poco andremo a girare, però in maniera con il tappo di sughero. Con il tappo di sughero, devo dire che io, avendo i miei quasi 45 anni, diciamo che... Allora ragazzi, l'ho comprata a 2 euro sui cosi, me l'hanno data pure mezzo rotto davanti, quindi ho dovuto mettere il tappo di sughero, non so se notate, però allora beh, è da Ore d'Orrore una cosa, in lotta alle 8 è da Ore d'Orrore una cosa del genere, e quindi adesso vi dirò quello che farò: girerò velocemente, poi stapperò il tappo e rigirerò fino a quando non cadrà la pallina, chiaramente, ok? Allora, guardate, facciamo così. E vado. Ditemi stop a voi. Il primo che dice stop. Guardate, brava strega, vedi che altro che digitale qua. Ditemi stop, il primo che dice stop io stoppo, eh. Vado, sarete voi a dirlo. Stop, allora. Bene. Allora, stappo, vedete, eccolo qua, e andiamo a vedere quando uscirà la pallina. È uscita la pallina, eccola qua. E allora, poggio, vado a leggere prima io. Allora, non so se è in linea però. Il numero è il 21, Giuliano Giobbe. È in linea Giuliano Giobbe? Se non è in linea, andrò avanti con l'estrazione. Giuliano Giobbe, sei in linea? Se no andiamo avanti. Se Giuliano Giobbe non è in linea, senza notaio. Notaio, se non è in linea vado avanti, eh? Giuliano Giobbe non mi ha risposto prima nei commenti. Ecco, io ero 22. Vado avanti allora perché non c'è Giuliano Giobbe. E quindi io riprendo e a questo punto vado avanti con il nuovo numero. Senza tappo, andiamo a vedere. Oh. E andiamo a vedere chi c'è. Preparatevi perché qui... Vedere numero... Numero 13, Rossana. Credo che era la signora che era in linea prima. Rossana, ci sei? Perché sei tu il 13? Sì, sei tu. Numero... Ma si vede? Ecco, numero 13. Rossana, ci sei? Se ci sei, è fatta. Rossana, ti prego, fatti sentire. Eri in diretta. Rossana.
Rossana, eri in diretta, però ecco, l'ha confermato, e quindi il libro è di Rossana. lo so, ma mi dovete scrivere quando ci siete, perché non basta essere in diretta. Allora, Rossana, hai vinto tu. Credo era la signora bionda, giusto? Scusate che io ci sono. Ok, allora vinci Stephen King, La forza del male. Ci sei? Sei? Ho letto. Sì, è la signora, ma è una gioia. Dice, strega, me la sapessi io. Sono così ghiellata pure nella vita, non giocherei mai ad un ghiuo, poi perderei sempre. Ecco qui, La forza del male, tuo, mandaci il tuo indirizzo, tutto ciò. Tutto l'indirizzo in direct, e poi in settimana ti consegneremo il libro. Congratulazioni. Allora, la signora Rossana, complimenti. Mandare indirizzo in direct. Niente, a me manco il 23 bucio de culo, mi dice bene, dice Mariposchi. Non vi preoccupate, ragazzi, ci saranno un sacco altri giveaway, ma è una gioia grande, sono felice. Anch'io, Rossana, tra l'altro, sei una delle poche che sei entrata in diretta, quindi volete vedere che la diretta porti in qualche modo bene. Complimenti, Rossana. Quindi mandaci in direct tutto l'indirizzo, tutto quanto, e poi noi ti manderemo naturalmente la prossima settimana il libro a casa. Chiaramente, vi posso già anticipare che ci sarà un grande DVD come prossimo giveaway. Non posso dirvi assolutamente niente, ragazzi. Io vi ringrazio, siete stati dolci, simpatici. Complimenti a chi ha vinto. Buonasera a tutti. Ciao, Strega Medea. Ciao a tutti. Vi ricordo, tra poco, ore Dolore Wars 22:15 con Steve Slasher e Ribe Movie per parlare della zona morta di Videodrome e di Christine, la macchina infernale. Un bacio a tutti. Vi voglio bene. Ci vediamo tra poco. Buon giveaway a tutti. Complimenti ancora alla vincitrice Rossana, grazie a tutti, grazie a tutti. Ammazza che iella, pure le pecore non mi mozzicano, dice Prosperi. A tutti, un bacio a tutti. Restate collegati, eh. Pochi minuti, a 22:15 e torniamo. Ciao.